Via Trenti, croce a Viale Europa. Non c'è stop, non c'è niente. Ci sei, niente. Questa è pericolosa questa strada, infatti fanno pure gli incidenti. Poi pensiamo a mettere la tabella, porta per il deserto, ci viene tutti. Ma come si fa? Aia. Non c'è lo stop, vi no, una grotta, non c'è lo stop. Eccolo qua, non c'è stop. Adesso cominciano le scuole. Dice Iorice. Ci manca lo stop. Beh, in effetti è vero, perché questa è una strada che comunque ci. È stato l'istituto scolastico. Non ce lo sto. Questa è la famosa localizzazione sbagliata. Il municipio l'hanno addirizzato. Sì. Ma come sei? Invece di qua è tutto sbagliato. Infatti molte persone, anche mie di mia conoscenza, no, hanno sbagliato strada, sono andati, perché quando andare a Santa Maria sono andati verso Recale, vedete? Sì. Questo è vero. Noi girando a destra qua adesso, seguendo quello indicato là, doveva essere riveduto qua andando a sinistra. Perché? Perché sul lato sinistro qua, chi viene da Marcianisa, trova le stesse indicazioni, guardate. Ho capito. Non c'è l'altra parte del cartello, dal lato che venendo da Porti, così, è sbagliato. Manca questo cartello qua dovrebbe essere messo dalla parte opposta. Anche dall'altra parte. Esatto, e questo è grave, sì. Ma volendo seguire quelle indicazioni, ma noi curto alla destra, avevi detto? Questo qua è via Rossella. Più avanti là c'è il DOS, no? Andiamo. Che non è segnalato. No, poi madonna. La stessa cosa girando a sinistra qua. Noi giriamo a sinistra, non troviamo il segnale del DOS. Guarda, non ci sta nessuno segnale. Non c'è segnale, no? Non c'è segnale. E questo è il DOS. E troviamo il DOS a casa. Di forma, perché se essere 120 centimetri è un dosso di forma, invece è 90, giusto? È 90, l'ho misurato io. È 90. Ok, nella zona industriale ci sono questi, ecco qua è tutto storto questo palo, e poi un segnale stop, la zona c'è proprio, non c'è un segnale di stop come dice il signor Iodice, in effetti lo stop non c'è. No, si è cancellato da. Non esiste. Non esiste più lo stop. Cioè, allora tu invece fai i DOS, che all'inizio è uscita la coppia e lavora la fogna, ma qui c'è prima la segnaletica. Certo. Allora, sono l'ispettore Iodice Giovanni, un ispettore capo della Polizia Stradale di Caserta, ha detto, all'epoca sono stato responsabile dell'ufficio infortunistica della Polizia Stradale di Caserta. Allora, ho protocollato in effetti due lettere aperte al sindaco, spiegando alcune problematiche per il paese, in effetti che la segnaletica sia verticale, perché è orizzontale, e in molte strade è installata in modo errato, addirittura sbiadito o mancante di vetta. Per queste note che ho fatto, diciamo, in effetti al sindaco, non ho avuto alcuna risposta. Note dettagliate, perché avete anche illustrato tutti i posti, giusto? Ho illustrato a tutti i posti, addirittura ho segnalato un palo della pubblica illuminazione inclinato sulla senso d'ala, molto pericoloso. Allora, visto e considerate che anche l'opposizione in effetti non ha fatto mai niente come di appello, ho deciso appunto di scrivere queste due lettere al sindaco, che come ho detto prima in effetti non ho avuto risposta. Per i dossi? Per i DOS, per quanto riguarda i DOS, con i lavori che sono stati fatti da recente per la rete fognaria, sono installati addirittura dei DOS che risultano irregolari e per la loro geometria e perché non sono segnalati abbastanza. In effetti vengono installati dei DOS e la segnaletica verticale indicante serie di DOS, però senza che gli stessi vengano riveduti alle varie intersezioni stradali. Per cui i conducenti che provengono dalle arterie che si interseguono sulla strada principale non trovano la segnaletica indicante i DOS. Ora vediamo caso per caso tutti i casi che avete segnalato. Quando riguarda la segnaletica orizzontale, che in particolare gli stalli di sosta, sì, sono ristretti al massimo. Addirittura vi è la segnaletica verticale indicante parcheggio nelle strisce. Se andiamo ad esaminare, in effetti, a parte che lo stallo di sosta è irregolare perché la macchina che la connette, lo scudo l'acqua piovare, non può starci,
ma anche volendo metterci l'autovettura, come si può notare, esce pure dalle strisce. Per quanto riguarda poi l'attraversamento pedonale, i piedini, installata in prossimità di un incrocio stradale. Questa è via Principe di Piemonte. Questa è via Principe di Piemonte. Centro-centro, quindi. Sì, via Principe, installata in modo errato, perché sta in prossimità di un'intersezione stradale, con il cartello indicante l'attraversamento pedonale. La norma prevede che questo tipo di segnaletica non va installata ad un'intersezione stradale, perché dovrebbe esserci un incrocio semaforizzato. Perfetto. Per cui l'attraversamento pedonale, nel momento in cui il pedone deve attraversare la strada, anche a 100 metri dagli attraversamenti pedonali, sugli attraversamenti pedonali, dovrebbero essere installati a debita distanza e presegnalati. Questi non sono per nulla presegnalati, anche perché l'arteria viene intersecata da altre strade. Ok. Via Partenope. Questa è via Partenope, all'incrocio con via Trento troviamo un segnale di stop e un obbligo di andare a destra. Sì. Tanto è vero che sulla sinistra, sopra lo specchio parabolico, c'è un limite di transito. Sì. Come si può notare nel seguente fotogramma. Limite di transito. Però in effetti si può andare, perché precluso dagli alberi sulla sinistra c'è lo stesso divieto di transito, però sotto c'è un pannello aggiuntivo indicante l'orario 8.30, 14, 14.30, che permette l'ingresso di scolare degli studenti presso l'istituto delle scuole medie ivi nelle immediate vicinanze. Un controsenso, ok. È un controsenso. Andiamo avanti. Via Partenope sempre. Via Partenope, via l'Europa, questa sì. In effetti è la strada decente in campo sportivo. Sì. Via l'Europa, che sarebbe l'ingresso della zona industriale, un incrocio molto pericoloso, per cui totale assenza della segnaletica stradale. Segnaletica stradale, sempre zona industriale, sbiadita, totalmente illeggibile, in quanto qua dovrebbe esserci un obbligo di andare a destra per gli autocarri. Ok. Ritornando alla sede stradale, ci sono per le strade vari, io li chiamo famigerati babà, che sì, sono stati installati per evitare la sosta dei veicoli, però stanno in prossimità di un'intersezione stradale, per cui pericoloso. I babà. Come anche via Roma, ci sono dei paletti e un divieto di sosta per evitare la sosta dei veicoli, e proseguendo in avanti, sì, sempre sul lato destro, ecco i famigerati babà. Sì. Con una catena non può stare. Non può stare. Non lo so il motivo, per quale motivo può anche metterci, ecco qua. Questo è un altro esempio, questo è via Gramsci. C'è un altro impedimento sulla carreggiata, sempre per evitare la sosta dei veicoli. Sono irregolari, quindi? Sono irregolari, non ci possono stare. Ok. Poi? Poi abbiamo addirittura l'incrocio via Iudice, l'incrocio via Roma, via Iudice, con i stalli di sosta proprio all'altezza dell'incrocio. Sì. Quando la norma prevede che una macchina, un veicolo, possa stare a 5 metri. Certo. Qua invece i stalli di sosta stanno in prossimità dell'intersezione stradale, come si nota anche dalla foto successiva. Questo invece è via Iudice, notiamo sempre nel centro. Notiamo il stallo di sosta con i veicoli che non entrano nelle strisce, impedendo addirittura, sì, il passaggio dei pedoni. Il passaggio dei pedoni. Incredibile. E poi la segnaletica verticale da rifare, divelta, appoggiata. Via? Allora, questa via è Biaggi, qua, via San Giovanni. Questa è via San Giovanni, via Biaggi. Questa invece è via Rossella, dove sono state installate una serie di tosse da cartello indicante il 30 all'ora, serie di tosse. Sì. Serie di tosse che peraltro per la loro geometria, cioè per la misura, sono irregolari e non sono presegnalate, perché la via Rossella, all'altezza delle due tosse, si interseca sia a destra che a sinistra con altre arterie, per cui i veicoli provenienti da quelle arterie, nel girare a destra o a sinistra, non trovano la segnaletica indicante i tossi. Certo. Eccolo qua. Questa è la stessa cosa, passaggio pedonale all'intersezione stradale.
via Tito, insomma tante strade, sì. Via Nocelle, via Iudice, segnalata verticale indicando lo stop di Verto da parecchi mesi. È una strada interna della zona industriale che incrocia via Bachelet. Indicando, c'è una segnaletica verticale che indica una serie di tossi senza limite di velocità. Sì. E peraltro il tosso, che è questo qua, è difforme alla sua geometria. In effetti, invece di essere largo 1,20 m è 90 cm. Quindi sono 30 cm di... Esatto. Addirittura questo qua, poi c'è la via Rosselle che incrocia via di Azzo e proseguimento per via Roma, ci abbiamo dei cartelli di localizzazione sbagliati. Cioè ci sono delle località con indicazione di andare a destra, ma sì, le località si porta a casa pure subito a diritto, invece di lo mandano casa a destra. Pure, Macerata, tanta tutti. Gente ha sbagliato, tante persone sbagliate. Questo è un incrocio importante, via poi, esatto, e l'incrocio è l'ingresso del paese, esatto. È sbagliato. Che poi in effetti, volendo proseguire anche queste indicazioni, più avanti non ci sta, non viene riveduta la segnaletica per poi proseguire sulla sinistra. Questo è grave, sì. È grave.